Alla domanda perché è andato via da Potenza, il dottor Tesler ha risposto con una citazione del padre dei gesuiti. Dottor Tesler, che tipo di emozioni sta provando in questo momento? Grande affetto ricambiato. Perché è andato via? Poi ve lo dirò alla fine del coso, vi leggerò quello che ho scritto andandomene. Non ce lo può anticipare. Una frase di Ignazio di Loyola, che io ho scritto come addio, che dice: quando hai dissodato un campo, lascialo ad altri e vai a dissodare altri campi. Nel rigore scientifico, la breve cerimonia per i 40 anni dell'istituzione del reparto di chirurgia cardiovascolare al San Carlo di Potenza, una storia ripercorsa tappa dopo tappa da colui che può essere considerato il fondatore, visto il contributo apportato all'epoca, fino anche alla stesura del progetto del nuovo ospedale potentino, fino alla realizzazione del dipartimento che ha condotto prima di andare via negli anni 90, un pezzo di storia che l'ex primario ha custodito nel tempo e a dimostrarlo, seppur in modo simbolico, è stato il registro su cui venivano apposte le firme e i commenti di coloro i quali si erano recati nel suo reparto, che Tesler ha portato via con sé e che ha voluto regalare all'attuale primario, il dottor Giampaolo Luzzi. E con quest'ultimo che il dipartimento ha riacquistato notorietà dopo la fase d'ombra legata all'inchiesta giudiziaria per il decesso di una paziente. La consegna del libro rosso ha rappresentato una sorta di ricongiungimento tra passato e presente, un legame che pareva essersi spezzato. Rivedere gli antichi splendori della cardiochirurgia oggi con il professor Tesler significa ritornare a sperare in un cambiamento sostanziale della cardiochirurgia in Basilicata. Quando succede un avvenimento triste all'interno di un reparto, di una corsia, di chi è la responsabilità? Di tutte. Penso di tutte. Quando sono arrivato era un clima irrespirabile, era una situazione, come dire, di sconforto totale, perché un evento sì complesso si era trasformato in una situazione non governabile. Ho avuto la forza e l'appoggio della Regione Basilicata a iniziare un percorso completamente nuovo sulla cardiologia in generale, con una riorganizzazione che ci ha permesso di arrivare con qualche anno alla soluzione finale. Come valuta il sistema sanitario regionale qui in Basilicata a partire dalla struttura del San Carlo? Ma la struttura del San Carlo è uno dei grandissimi ospedali. Adesso vedrete, vi faccio qualche diapositiva di quello che avevo trovato e sono stati fatti dei passi da gigante. Sì, ho detto che in Italia abbiamo il paradosso, una gestione oculata del sistema sanitario regionale, noi chiudiamo tutti quanti complessivamente con circa 10 milioni di attivo, non abbiamo la possibilità per norme nazionali di investire sul fattore umano. L'atteso intervento di Tesler è stato preceduto dai saluti del direttore dell'azienda sanitaria regionale Rocco Maglietta e da quelli istituzionali affidati al presidente della regione Pittella e al sindaco del capoluogo De Luca. Da parte loro l'esaltazione del passato, ma anche tanta fiducia nel futuro. Da qui il riferimento all'istituzione della facoltà di medicina, argomento di recente ritornato al centro del dibattito anche politico. Sì, è un'altra sfida che, se riusciamo a portarla a casa, è una sfida che cambierà, perché quando noi parliamo di innovazione, quando noi parliamo di questi temi, la ricerca, la cultura ti porta a fare dei passi avanti. Ogni qualvolta un medico viene chiamato a esporre un caso o un percorso a un giovane che vuole diventare medico, lo fa con una dovizia di particolari più intensa, per cui dovrà approfondire i problemi, dovrà crescere. Una struttura cresce anche con queste situazioni. Io ne avevo già su molti anni fa parlato di questo col presidente Colombo. Come negli Stati Uniti, al primo anno si iscrivono 70-80 giovani studenti che poi... E quindi era giusto che non che a Napoli ce ne fossero 1000 al primo anno, ma che ce ne fossero meno e 50 potessero essere qui a Potenza. Sicuramente la presenza di una facoltà di medicina aiuta, è uno stimolo già dei laboratori, della ricerca, che è fondamentale per poter migliorare la qualità anche dell'assistenza. D'altronde la struttura che c'è sicuramente giustifica una facoltà di medicina, anzi ci sono tante facoltà di medicina che non dispongono di strutture di questo genere. Un augurio che le cose procedano sempre meglio, sempre sulla scia di quello che è avvenuto in questi ultimi anni.